Appartengono a un uomo i resti rinvenuti tra i rovi di una rotonda in via della Chimica a Marghera. L'analisi delle ossa ritrovate casualmente il 30 gennaio ha dimostrato che non appartengono a Isabella Noventa, segretaria 55enne di Albignasego, in provincia di Padova, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità dell'ex amica Manuela Cacco. Il diabolico trio è stato infine condannato per omicidio colposo e distruzione di cadavere. Nonostante l'arresto e la condanna dei tre responsabili, il corpo di Isabella non è mai stato ritrovato. I tre responsabili non hanno mai rivelato dove hanno nascosto il corpo. A giugno le speranze sono tornate a crescere. Tra le erbacce sono state trovate ossa, qualche oggetto, un orologio e delle scarpe sportive. Per terra, sparpagliati, c'erano ossa del cranio, del femore, del bacino, dello sterno e della colonna vertebrale. Gli esperti sostengono che i resti risalgono a circa 7 anni fa, nello stesso periodo in cui Isabella Noventa è stata uccisa e fatta sparire. Tuttavia, l'esperto forense che ha effettuato gli esami necessari ha dichiarato che i resti appartengono a un uomo. Eppure tutto faceva pensare che potessero essere proprio della 50enne uccisa. Gli uomini della squadra mobile di Padova, attraverso i tabulati telefonici, sono riusciti a tracciare il percorso che Freddy Sorgato ha fatto proprio da casa sua a Marghera il giorno dopo la scomparsa di Isabella. I registri delle chiamate del suo cellulare hanno mostrato che si è recato nella zona in cui sono state trovate le ossa a gennaio. Da Noventa Padovana, dove viveva, Freddy Sorgano è arrivato a Dolo per recarsi poi a Mira, un viaggio della durata di 10 minuti, dalle 15:17 alle 15:27, dove passò in via Malcontenta a Marghera. Da lì, 40 minuti dopo, ha raggiunto via Brunacci e via Bottenigo a Marghera. La coincidenza vuole che queste strade si trovino proprio nei pressi di via della Chimica, dove giacevano le ossa. Sorgato all'epoca non ci andò in quella zona con la sua macchina. Nell'auto c'era un GPS che non ha indicato alcun movimento della vettura. Era quindi ancora parcheggiata a casa dell'uomo. Molto probabilmente Freddy Sorgato usò la sua autobotte per spostarsi, quella che per lavoro caricava carburanti presi dai depositi di Marghera. Paolo Noventa, fratello di Isabella, ha sperato fino all'ultimo che le ossa fossero della sorella Isabella. Potrebbe essere la volta buona. Spero tanto che si ritrovi quel che resta di mia sorella. Sono anni che soffriamo. Mia madre Ofelia è morta senza sapere dove quei criminali hanno nascosto il corpo di mia sorella. Isabella ha diritto a una sepoltura. Solo a quel punto la vicenda, seppur dolorosa, potrà ritenersi chiusa. Ma Paolo Noventa e la sua famiglia dovranno ancora aspettare. Quelle ossa appartengono a un uomo. Le ferite rimarranno aperte fino al ritrovamento del corpo della segretaria. La donna è stata uccisa da Deborah Sorgato con 2 colpi di martello alla testa. Era stata attirata nella villa di Freddy con una trappola. Quella sera, Freddy e Isabella, che avevano avuto una relazione sentimentale, erano usciti a mangiare una pizza. All'uscita dal ristorante, Freddy convinse la segretaria di avere un forte mal di testa, tanto da dover tornare a casa per prendere le medicine. Ma non erano soli a casa. La sorella dell'uomo, Deborah Sorgato, li stava aspettando. Una discussione tra lei e Isabella Noventa si è trasformata in un violento scontro che si è concluso con un omicidio. Almeno questo è quello che ha detto Manuela Cacco prima di essere arrestata. Era l'amante di Freddy e dopo il crimine indossò il giubbotto bianco di Isabella Noventa per farsi riprendere dalle telecamere nel centro storico di Padova, facendo credere che la segretaria fosse ancora viva in quel momento. Si trattava di un'elaborata messa in scena organizzata per depistare gli investigatori e far credere che Isabella Noventa fosse scomparsa mentre si trovava nel centro della città. Non servì a niente, perché gli uomini della sezione omicidi della squadra mobile di Padova sono riusciti a ricostruire le ultime ore di vita della segretaria.
Si sono subito resi conto che Freddy Sorgato stava mentendo. I magistrati hanno condannato i fratelli Sorgato a 30 anni di carcere, Emanuela Cacco a 16 anni e 10 mesi. Anche un'altra famiglia, oltre a quella di Isabella Noventa, aveva sperato in quei resti ritrovati. Sono i genitori di Florina Simeon, scomparsa il 26 febbraio 2016. Florina viveva a Cazzago, Venezia, ed era fidanzata con un uomo di 30 anni più grande di lei, bidello in una scuola e residente a Chioggia. Florina è scomparsa la sera di quel giorno di febbraio, mentre il fidanzato stava festeggiando il suo compleanno a Chioggia. Un controllo dei tabulati telefonici ha rivelato che pochi minuti prima di uscire, il cellulare della ragazza aveva ricevuto un messaggio dall'uomo. Florina Simeon era andata ad incontrarsi con lui. Da allora non è stata trovata alcuna traccia di lei. Anche le ossa trovate a Marghera non sono sue. Allora, di chi sono? Il DNA è stato recuperato e conservato, ma per ora, in attesa di ulteriori indagini, resta di un ignoto, ha dichiarato il procuratore. Se ci saranno segnalazioni specifiche, valuteremo se procedere con le verifiche. Riusciranno a scoprire dove è stata sepolta Isabella Noventa?